Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che non mi sarei mai aspettato di fare, nel senso che non era programmato, però credo che sia giusto fare, dire due parole su questa finale che ho visto oggi. Uno spareggio di un campionato di Serie A, però della Juventus Women. Intanto è un qualcosa di storico perché per la prima volta Juventus porta a casa un trofeo, che quindi questo non è di per sé storico perché lo fa molto spesso, ma al femminile, quindi in rosa, diciamo così. Il primo scudetto della storia della Juventus al femminile. È qualcosa di storico perché 120 anni dopo, 119 anni dopo nasce Juventus Women e 120, quindi dopo una stagione, vince il primo scudetto il primo anno. Quindi c'è della storia veramente dietro pazzesca. Una partita molto bella, molto equilibrata, tra due squadre, Brescia che ovviamente è più conosciuto nell'ambiente femminile e Juventus che è appunto nuova. Una partita che è stata equilibrata non tanto perché la Juventus abbia giocato alla pari a livello di gioco, di possesso palla al Brescia, ma perché poi alla fine l'unica tentativo di far gol è stata quella traversa della Bonansea, quindi diciamo che ok, la Juventus ha avuto più palla, ha avuto forse anche più occasioni che poi non ha mai sfruttato perché si sono perse molto davanti, però è anche vero che nella totalità della partita di 120 minuti, perché siamo arrivati fino ai rigori, è stata una partita bella, combattuta e equilibrata, di due difese molto solide, entrambe le difese, abbiamo la Saragama da una parte e anche la Salvai, anche se si è perso un po' verso il finale, che sicuramente sono solidissime, veramente sembrano un po' Chiellini e Benatia, diciamo, un po' più carine, quello sì sicuramente. E d'altra parte una difesa di quella del Brescia molto buona. Quindi la partita è stata molto bella, una partita di livello assoluto. Talvolta si ha un po' il preconcetto e pregiudizio, che magari in parte può essere anche vero se poi confrontato col calcio maschile, che il calcio femminile sia molto minore, come fosse uno scarto. In realtà non è pienamente così e questa è la conferma che questa finale ha regalato due squadre molto forti, un calcio molto bello. Con differenza rispetto a quella maschile, perché quello maschile è sicuramente più fisico agonistico, chiaramente parliamo di, si sa che la natura insomma ci ha dotato un po' di forza fisica, magari meno eleganza. Eleganza che si trova talvolta nelle ragazze che sono state veramente molto brave. Anche se a livello di agonismo che ho visto, secondo me è molto alto. Cioè io probabilmente sarei schiattato dopo 10 minuti, tenendo quel ritmo là, invece loro hanno continuato a correre per 120 minuti, con fatica gli ultimi minuti chiaramente, ma diciamo che la preparazione agonistica è molto buona, quindi c'è molta serietà da entrambe le società e gli staff che seguono queste ragazze. Quindi mi ha sorpreso molto questa cosa qua e sono curioso di aver visto, sono rimasto veramente incuriosito da aver visto questa finale qua, perché mi dà la conferma di quanto il calcio femminile possa far bene alla Juventus come società, ma anche appunto al mondo femminile, che magari talvolta viene un po' discriminato in questo senso. Adesso non voglio fare discorsi chiaramente di genere, però chiaramente il calcio femminile è sempre visto come qualcosa di minore, di secondario rispetto a quello maschile. Sicuramente lo è perché ci sono meno tesserate, perché sicuramente ci sono più ragazzi che vogliono giocare a calcio rispetto alle ragazze, una cosa abbastanza, diciamo, fisiologica. Però è anche vero che tutte queste ragazze hanno messo veramente un animo incredibile sia da una parte che dall'altra, e vederle esultare alla fine è stato veramente molto emozionante. Quindi credo che il calcio femminile deve avere tutto il bene che può avere, tutto il merito che veramente stanno conquistando grazie alle squadre che stanno toccando questi campionati. C'è anche una squadra, tra l'altro, di calcio femminile qua a Villorba, dove abito io, un paesino di 20.000 abitanti, paese normale. Quindi vuol dire che anche nelle realtà più piccole c'è aria di cambiamento. Ovviamente credo che la cosa importante della Juventus che è entrata nel mondo femminile è che darà una spinta molto forte, perché al nome Juventus, cioè non è che il Brescia, ok, molto forte come squadra, si sa, però è anche vero che Juventus ha il nome in tutto il mondo, quindi spingere in questo modo qua è molto importante. Contando il prossimo anno andremo in Champions League con la Juventus Women. Quindi credo che tutto ciò farà molto bene, intanto si è spento il computer, farà molto bene a tutto il movimento calcistico avere la Juventus dentro, a prescindere da quello che diranno magari i primi detrattori anti-juventini, però è anche vero che è così. E quindi farà anche bene magari anche al circolo di squadre giovanili come quelle appunto del mio paese e come quelle di altri paesi. Parliamo del calcio, del campo, di quello che ho visto. Appunto ho parlato di equilibrio tattico, anche se in realtà la Juventus ha avuto per buoni 70 minuti la palla sempre praticamente, e Brescia ha sfruttato male evidentemente solo contropiedi, per errori nostri tra l'altro, come sempre sembra di vedere un po' i maschi quando giocano che fanno errori e regalano palla, perché noi praticamente facciamo la stessa cosa tipo una partita sì e anche l'altra. Però al di là di quello è stata equilibrata perché ho detto solidità difensiva da entrambe le parti, non si è mai arrivati in porta in modo pericoloso tranne la traversa di Bonansea. Sottolineo questa volta qua perché è stato abbastanza a sfavore di entrambe le squadre, un arbitraggio non scandaloso ma veramente non all'altezza del livello di quella partita, perché veramente tra il guardaline che fischia fuorigiochi che non ci sono sia dalla parte che dall'altra, tra falli, tra liste dei rigoristi che non chiede, cioè veramente cose che un po' mi ha lasciato un po' perplesso.
Resta il fatto che comunque non ha inficiato in nessun modo nel risultato, perché essere arrivati ai rigori è la cosa migliore visto il livello del calcio che si è espresso, quindi credo che alla fine si è fatto un po' giustizia. Però veramente sono molto contento. I rigori battuti benissimo, un appunto ai nostri ragazzi della Juventus di guardare come calciano i rigori queste ragazze, perché tranne la Bonansea che è arrivata un po' scazzata là, e si è visto un po', insomma, era cotta a livello fisico e mentale. Ma gli altri ragazzi hanno tirato dei rigori che sinceramente io non ho mai visto tirare bene mai dai nostri, dai Dybala, dai Vidal, dai nostri rigoristi degli ultimi anni. Non so come diavolo Del Piero, se è chiaro. Quindi magari prendere spunto, brava la nostra la nostra Gigia Buffon Giuliani, che ha veramente parato anche un rigore importante. Infatti ha ripareggiato i conti e poi ovviamente con l'errore finale dell'avversario abbiamo vinto. Molto contento, contento perché la Juventus vince 2 scudetti in un anno, che è un record di per sé vedere una squadra vincere 2 scudetti in un anno, non credo che sia mai successo nella storia che 2 scudetti siano entrati nella stessa bacheca, chiaramente solo grazie al fatto che si possono utilizzare più squadre con i 2 sessi disponibili, per ora, perché non si sa mai che nel futuro ne mettono anche il terzo, però, e quindi questa è una cosa importante, e sono contento alla fin fine per quello che è il movimento calcistico femminile, che viene talvolta bistrattato, ma che in realtà oggi è stata dimostrazione che può dire tanto, e spero che la crescita sia di tutto il sistema femminile, fin tanto che non verrà contaminato da quelle che sono le polemiche, lo schifidume che si vede in quello maschile, ma quello è un discorso solo di portata del movimento. Appena ovviamente ci sarà accesso, maggior accesso di più affluenza di persone, vedrete che anche là arriveranno le polemiche che vengono per i maschi, perché poi alla fine il tifo è uguale, non c'è senso che tenga a riguardo. Ah, un secondo, dimenticavo, ho un messaggio da dare a una persona. Io ci provo poi, chiaramente, cioè, non è che si può avere tutta la vita, anzi, dopo 2 scudetti credo che possa anche bastare, ma io ci provo. Nel dubbio, non si sa mai. Forza Juve come sempre, e questa volta, doppio Forza Juve. Un po' mito e un po' trovate l'hashtag. Ciao. Paura, paura, paura.